stavolta Gorizia TV, Roby, con Franco Zotti, Telerompo. Andiamo in tour a Nova Gorica per vedere com'è che è. Intanto vediamo qua il valico di Sant'Andrea com'è che è, e poi andremo di là, vediamo come si comportano Diciamo che questi quando sono cadremo tutti giù. camion, Tutti camion che aspettano tipo della Serbia, serbe, sono Bulgari e tutta la gente bulgari, lì. tutta questa gente qua che sta aspettando che la Croazia Apra i confini. sì, per fare un convoglio, come sempre, per farli passare. Sì, però, vieni qua. Sì, può darsi che va via stasera, Sì, può dice. darsi che magari va via Sì, stasera. Ma qua non c'è un ristorante, non c'è niente, no? Giusto? Non c'è un ristorante, tu cosa mangi la roba che hai tu? Non c'è ristorante, il bar è chiuso. Solo spese, piccolo qua. Piccola spesa, Ah, al famoso market, esatto. Sì. Però qua io avevo chiesto al sindaco di aprire il bar almeno per il caffè la mattina per fare la colazione, ma purtroppo niente da fare. Quindi adesso aspetti, relax, relax. Ho telefonato alla famiglia, tutto a Sì. posto? Hai detto che non c'è problema. Non c'è problema. Ma tu hai paura del virus o no? Poco. È meglio mettere la mascherina sempre, no? Hai mascherina? Sì, Hai? quanti vuole. Dobro, dobro. Sì, ma Va bene, tanto, andiamo tanto, a vedere. scusami, tanto, è solo chi deve. Ho capito, Scusa. però qua comunque c'è Vabbè. tanta gente, parla. Qua non c'è problema perché non c'è tante persone, uno spazio. Piccolo, mischiano, però sono tanti Sempre camionisti che magari uno era a Treviso, era di qua, era di là. 1 metro, 2 metro. Lontano. Lontano, ok. Poi i servizi igienici, docce, tutto a posto, douche. Sì, Toilette, scoot, dobro. Oh, va bene, quindi grazie Zag che almeno su quel servizio lì sei super. Andiamo, vediamo se riusciamo ad andare in Slovenia. Cosa c'è qua? Ungherese, questo è sloveno. Sloveno? Ungherese, sloveno? Dove siete voi? Ok. Adesso andiamo a vedere perché non fanno passare i serbi. Va bene. E adesso vediamo un altro camion, vediamo questo camion qua dov'è. Questo è della Bosnia. Bosnia, ok. Bosnia-Herzegovina. Sì. Vediamo se siccome al frigo passa. Sì. Il frigo può passare. Probabilmente se merce di prima. Sì, Sì, alimentari, cibo alimentari. reperibile, automaticamente lo fanno passare. Se aveva Ok. altro materiale lo tenevano fermo in piazzale. Adesso arriva un italiano, Quale? questo qua è italiano, che porterà Cosa porta questo? questo silo qua. È sempre roba alimentare, vedi che ce l'ha. Ah. Quindi qua potrebbe avere grano turco, farina, no, penso farina, non lo so io. Boh, ma adesso vedremo quello dietro. Questo è uno sloveno, questo sicuramente Sì. non ha problemi, passerà sicuro. Ok. Adesso probabilmente hanno fermato il serbo, o lo fanno passare o lo mandano indietro, vediamo. Vediamo cosa fanno, guarda ragazzi. Non l'hanno fatto passare, proprio perché aveva alimentari. Probabilmente sì. Perfetto, andiamo a Ma parlare con i andiamo. nostri amici qua, vediamo se ci fanno passare anche a noi. Ok. Quindi facciamo un bel servizio a Nova Gorica per vedere come vivono loro. Ok, allora come detto, adesso passano 50 camion di varie nazioni che si sono accordati. Questo è Serbia. Praticamente questo è quello che deve essere stato fatto loro di partire. Adesso noi faremo un tour a Nova Gorica, però da qua è stata arrivata la nostra polizia, probabilmente chiamati dalla milizia slovena, milizia della polizia. Ecco qua Zotti con la sua Mercedes, adesso mi carica. Adesso speriamo bene. Io ero tutti i camion davanti da me, no? Non potevo Ma Dio porici. Bombo, lo potevamo via l'audio. Ed ecco qua, misurata la temperatura, siamo liberi, però abbiamo rotto per un bel 6-7 giorni. Mostrare le tessere di qua, quella di corrispondente di guerra, di tutto, e alla fine ci siamo riusciti a Passati passare. siamo, Adesso andiamo Robby. a Nova Gorica. Sì.
Adesso andiamo a Nova Gorica, facciamo... andiamo a filmare Nova Gorica, vediamo come vivono, sì, i nostri cugini sloveni. Ok. Adesso vediamo. Metto qua. Siamo a Vertojba, giusto? Esattamente. Vertojba. Adesso facciamo un 2 Gcan, andremo a Nova Gorica. Vediamo se è aperto. Vediamo. Andiamo a fare un'ispezione, vediamo. Ok, dai, va bene, andiamo a vedere. Farmacia aperta. Farmacia aperta. Sì, ciao. Scatoli, profumi. Però vedo che senza mascherina. C'è. Sì, il virus. Sai cos'è? Il profumo. E qua c'è una disolazione tremenda, eh? C'è pochissima gente, e anche quella poca gente che incontriamo non vuole essere intervistata. Comunque abbiamo chiesto a una signora e anche qua ci sono delle limitazioni. Però non vedo nessuno con la mascherina, nemmeno i commessi, non lo so. Va bene, vedremo. Forse non ho ancora capito il problema. Lasciato tutto, sì, qua tutto, è tutto abbandonato. Ma tanto non viene nessuno, non c'è problema. Non c'è problema. Adesso proviamo a parlare con il comandante, con i vigili. Il merlo domestico. Sì, allora dove siamo intanto? Siamo abbiamo... sulla rotonda più importante della Slovenia, perché giù di qua si va in via San Gabriele in Italia. Esatto. Giù di qua si va a Tulandia. Sì. E a sinistra andiamo al Perla, davanti al comune. Siamo davanti al comune. Sì. Poi lì si va, insomma, c'è la stazione, qua abbiamo la posta, l'autostazione delle Corriere, qua c'è la posta, sì, e tutto quanto. C'è un po' di movimento, diciamo. Sì, gira di qua. Abbiamo chiesto a alcuni giovani, però hanno detto che non hanno tempo, però la gente, cioè, la vedo tranquilla, insomma, poche mascherine, hai visto anche tu, Robby, no? Sì, non c'è, sì, non c'è questa fobia della mascherina. Abbiamo parlato con una signora che non si è fatta filmare, ha detto che qua ci sono solo 3 casi. A Lubiana ce ne sono un po' di più, e quindi con questi 3 casi a Nova Gorica non c'è tanto allarmismo. Però comunque, secondo me, bisogna comunque stare attenti, ecco, insomma. Esatto, diciamo che anche qua non si parcheggiava una volta, invece oggi... qua tutti questi posteggi erano tutti intasati, qua cercare di trovare un posteggio era far 13. Sì. Oggi invece c'è un po' di... cioè, i posteggi sono liberi, giustamente, perché anche qua hanno ristretto un po', quindi anche qua. Però non c'è ancora quell'ordinanza ferrea come abbiamo noi in Italia, che cambia ogni sì, giorno. No, viene cambiato, ma abbiamo, sì, visto anche prima, c'è tantissima gente che fa, cioè che fa footing, che, sì, parchi con i bambini. Come, cioè, vediamo anche lì. Sì, non è scattato ancora. Sì. E vedi, sono tutti tranquillamente, sì, anche lì, papà, figlio, tutti insieme, non hanno ancora la distanza, non hanno capito forse dov'è il problema. Adesso vediamo il merlo, che è comunque un merlo domestico, guarda. È tranquillo questo? È tranquillo, lui probabilmente il virus non gli tocca niente, non gli fa paura. Guarda, è vicino di noi tranquillamente. Sì, è a un metro vediamo e mezzo se, di distanza. Vediamo se per fortuna riesco a zoomarlo fino a vicino. Spero di sì. Guardalo qua, tu vieni, ecco, vicino, vieni a vederlo. Guarda che, sì, tranquillo. Sì, il merlo. E guarda che tranquillo che è felice. È il merlo sloveno questo. C'è il merlo italiano, il merlo, il merlo indiano e questo qua è il merlo sloveno. È il merlo sloveno. Adesso andremo a fare una passeggiatina al Casino Perla. Casino, vediamo. Vediamo se c'è qualcuno che magari ci dà qualche risposta a qualcosa. Va bene. Grazie. Questo è il comune di Nova Gorica. E adesso non mi viene in mente il nome del sindaco. Boh, li chiederemo di Berna. Sì. Allora, come dico sempre, il comune che stanno lavorando, restaurando. Sì, nuovo, comune nuovo. Comune nuovo. Però c'è il deserto, e il sindaco si chiama Clement. Là che di solito c'era una festa tremenda. Ci sono negozi, musica, c'erano i bar. Sì. Ci siamo resi conto che anche qua purtroppo... anche qua. C'è questo spirito maligno che ci fa restare prigionieri in casa. Speriamo, andremo a vedere anche di là. Se andiamo di là, adesso andiamo al Perla, sì, andiamo a vedere se ci fanno entrare, così per parlare. Allora. Un gelato, Robby, qua? Sì, però mi sa che qua è tutto chiuso. Mi sa, ne mangiamo un 2-3 giri. Ah, sì, probabilmente sì. Però di solito qua c'era la fila, le macchine, una cosa. C'era movimento, qua c'erano le Ferrari, c'erano i tempi d'oro, forse sì, sì, c'erano, sì, a scemare. Quando finiscono le casse, la gente. Comunque adesso andiamo a vedere un po'. Fa tristezza. Ma proprio, fa guarda. Fa tristezza perché qua veramente negli anni si è vissuto alla grande, tra casinò, feste, concerti. Io ho fatto l'ultimo compleanno, per dire. Ecco, vedi. Sì, eravamo qui venuti per parlare con qualche dirigente, qualcuno,
per capire un po' la situazione anche di questo casino, e non c'è nessuno, tutto chiuso giustamente, comunque stanno subendo una crisi non da poco anche loro, e hanno, non so, mi sembra un 150 dipendenti, mi sembra. Penso anche di più. Anche di più. Anche di più. La gente che purtroppo sta a casa, e poi non si sa se ci sarà o non ci sarà. Di questa buriana, come dicono i marinai. Esatto, vediamo. Io questa settimana, come dico, ho mandato un servizio del compleanno del Perla. Bei tempi. Con Irene Fornaciari, certo. E niente, adesso speriamo. Anche l'acqua si è fermata, vi ricordate che qua c'era, sì, la fontana? La fontana, c'era tutto c'era qua. Chiude, neanche l'acqua non c'è, non c'è neanche l'acqua. Niente, bon, chiudiamo qua, andiamo, sì, a vedere. Chiudiamo qua, andiamo a vedere in centro, sì, se c'è qualche movimento, e dopodiché andiamo in ufficio a montare. Qua non si poteva stare in mezzo alla strada. Ti buttavano sotto. Adesso minimo. Possiamo giocare anche una briscola 3-7. Ma se vogliamo prendere le carte in macchina, ci mettiamo qua col tavolino. E vai. Come la pubblicità di Cinarte. Sì, sì, quell'epoca. Bambini, che era il tipo che beveva il mezzo, sì, strada. E il deserto anche qua, ragazzi. Va bene. Adesso facciamo un giro in centro e vediamo. E qua Zotti, andiamo a vedere. Andiamo a fare la puntatina, no? Tutto sul rosso. C'ho 10 euro, mettiamo lì. Dici che becchiamo il doppio? Ma non credo, penso che andiamo a casa vuoti. Andiamo a vedere. Aperto, ma andiamo. E dopo il Perla? E dopo il Perla, il Corona Casino Virus. No, scherzavo. Dobbiamo buttare nel ridere, ma sì, un po' così. Tagliamo le vene. Ma veramente. Allora andiamo a vedere se... Andiamo a vedere se c'è qualcuno qua che magari vede un sacco di immondizie, quindi qua è abbandono totale. Esatto. Sì, io non ho mai avuto la fortuna di entrare qua dentro. Io invece qua ne ho fatti tantissimi, dei filmati con i balletti e l'inizio di questo casinò. Io ne ho veramente tantissimi servizi. L'ho inaugurato, diciamo. Esatto, tantissimi servizi. Purtroppo vedi. Niente. Basta un virus per rovinare tutto. Per uccidere una marea di ditte. Certo. Il peggio deve ancora venire. Qua era il ritrovo dei giovani. Qua c'erano feste, musica, birre, sì, sesso, droga, rock and roll. Sesso per niente, ma comunque... Non so. Vengo mai qua io. Va bene, comunque qua... È grave, anche qua è grave. Io venivo a filmare parecchie volte tante feste, tante musiche, tanti concerti. Oggi troviamo così. Il deserto anche qua, ragazzi. Ebbene. Andiamo più avanti. Andiamo a vedere. Certo. Là abbiamo il grattacielo, il primo grattacielo di Nova Gorica, con la scuola guida. Scuola guida qui. Chiusa anche quella, quindi niente patenti, niente, i poveri patente. Ragazzi di 18 anni dovranno soffrire la patente. Esatto, proprio. Come italiano? Oh, buono. Malo? Possiamo fare intervista, TV italiana, intervista. Interview? Interview. Ragazzi. Il parco chiuso, qua è il parco giochi chiuso. Parco giochi chiuso. Sì, sì, ho visto. Uilala. E là erano i famosi concerti, la pista di ghiaccio. Qua hanno fatto caro mio, qua c'è veramente il deserto. Il deserto. Vediamo il DM. DM penso che sia aperto. Stop in sloveno, però anche in italiano mi sembra che sia scritto, o no? Ah no, solo sloveno. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a intervistare questo ragazzo. Mi ha detto di non riprendere il viso, di riprenderlo sotto. Sentiamo cosa dice. Oh, giovane, uno, come due, va? Vai. Sì. Ecco qua, ecco, buon appetito, intanto scusa se ti disturbiamo, questo sarà la tua malza, il tuo pranzo, presumo, no? Sì. Una buona pizza italiana però, o no? Forse no. Napoletana è meglio? No, volevamo vedere com'è questa situazione, che noi purtroppo in Italia stiamo subendo tante vittime, e sto virus si sta spostando anche in Slovenia. Mi pare che anche a Nova Gorica ci sono 3-4 casi. Due. Ma voi giovani come vivete adesso? Non avete più... cioè, in pratica qua c'era sempre festa, c'era la compagnia... No, questa situazione è cambiata la vita completamente. Come potete vedere non c'è quasi nessuno, durante il giorno c'è qualcuno che fa la passeggiata e questo è tutto. Coprifuoco, coprifuoco. Sai cosa ti dico? Perché io ho fatto parecchi filmati qua e
devo dire che qua c'erano concerti, piste di ghiaccio, la festa, la musica, era una cosa... Oggi non c'è niente, anche nelle ultime settimane non c'è stato niente perché tutti gli eventi sono stati cancellati. Ecco, vedi, non sappiamo quando questo finirà. Però ti vedo attrezzato, c'hai il disinfettante o no? Sì, sì, lo porto sempre con me. Alla porta dietro. Nella tasca, sì. Ho capito, quindi anche tu hai un po' il panico di questo virus. Ma non ho paura, però devo fare anch'io l'attenzione. Certo. Okay. Quindi tu cosa pensi? Questa cosa qua finirà o ci sarà sempre problemi? Cioè, il fatto di aver chiuso i confini, tu probabilmente non ti ricordi quando erano i confini chiusi, perché sei giovane, per te andare in Italia e venire su e giù per te era una cosa regolare, normale. Sì, oggi purtroppo tu sei prigioniero in Slovenia e noi siamo prigionieri in Italia. E per voi giovani penso che è una cosa grave, o no? Dobbiamo accettare questa situazione. Forse tanta gente pensa che questo finirà fra 2-3 settimane, un mese. Speriamo. Ma io non ne sono sicuro. Esatto. Questo durerà 2 mesi, forse 3. Fino a luglio. Sono sicuro che questo finirà. Però dobbiamo collaborare tutti insieme. Va bene, grazie. Perfetto. Mille, giovane. Buona fortuna. Un saluto, grazie. Ci vediamo. Ciao. Eccoci qua, abbiamo finito la nostra missione in Slovenia, abbiamo filmato tutto quello che serviva e adesso proviamo l'avventura del ritorno con la speranza che non ci blindino. Sì. Che andiamo in ferie a Goliotto, Crobby, va bene? Va bene, lei ce l'ha sempre fissa. Noi siamo? No, siamo? Siamo sempre Teleropo e quindi magari qualcuno ce l'avrà con noi. Va bene, ciao. E questo è l'ospedale di San Pietro, San Peter. Ospedale transfrontaliero, giusto Zocchi? Sì, si può nascere qua. Si può nascere, no? Speriamo che apri il valico però. Quello è un problema. Colonna. E c'è la colonna con la polizia, fanno il convoglio, tutti i camion vengono fermati, chi va in Ungheria, chi va in Croazia e poi fanno una polizia davanti, una polizia dietro, chiude la colonna e li portano sul confine. Ok. Eccoci qua c'è il limite 80 all'ora, siamo vicinissimi al confine, vediamo proprio i traricci del ponte e della rotonda. Sì. Qua si entra in dogana, c'è l'ultimo distributore, diciamo. Sì. Ecco, qua finisce l'autostrada, in poche parole, e tra pochissimo entreremo in Italia. C'è l'ultimo petrol. Esatto. E qua siamo sulla zona di confine. Naturalmente, da quello che vedo io, all'uscita della Slovenia non c'è nessun poliziotto sloveno, mentre in entrata c'è il controllo. Adesso verifichiamo se c'è qualche poliziotto italiano all'entrata dell'Italia. Sì. Vediamo se funziona. Questo qua è il confine. Sì. Qua ci dovrebbero essere poliziotti sloveni, ma non ci sono, sono tutti di là, che controllano i camion che passano alle varie. Esatto. Adesso rientriamo di nuovo in autostrada. Entriamo in autostrada, hanno fatto la deviazione dall'autostrada per andare verso l'autoporto, diciamo, per mandare in una unica corsia per poter controllare la gente. Questo è il supermercato della nostra amica. La nostra, sì. Che si chiama, te la ricordi il nome? No. Semolic, bravissimo. Ma il nome non me lo ricordo. Ma io non mi ricordo il nome. Valentina, forse. E qua, la protezione civile ha montato un gazebo. Sì. E qua ci dovrebbe essere la polizia italiana, in questa altana qua dentro, che dovrebbe controllare tutti i passaggi della gente che viene in Italia. Dove vai, se vai a lavorare, se vai là. Purtroppo c'è poco personale, stiamo aspettando i rinforzi dall'aeroporto, ma presumo che non verranno mai, e quindi noi siamo entrati in Italia e grazie a Dio siamo scappati via, cioè siamo salvi Robby. Ok. Questa sera si mangia a casa. Si mangia a casa, possiamo chiudere il servizio qua. Chiudiamo il servizio e ringraziamo tutti e la prossima avventura dobbiamo inventarcela. Ok, comunque salutiamo anche i poliziotti sloveni che ci hanno lasciato passare, ringraziamo tutti.
e comunque Telerompo non vi abbandonerà mai. Bene, chiudiamo qua con questo lungo servizio e ci vediamo alle prossime. Robby TV.